Lo storico marchio BMW torna a Caltanissetta e lo fa grazie all'iniziativa imprenditoriale del nisseno Piero Pugliese. Stamattina, alla presenza dei massimi vertici di BMW Italia, incontrata a Santo Spirito, sede della nuova concessionaria BMW, sono stati svelati i programmi del nuovo store nisseno in contemporanea con la presentazione di due nuovi modelli, la nuova serie 2 Active Tourer e la nuova Mini 5 Porte. Ne abbiamo parlato con il concessionario Piero Pugliese ed il direttore vendite di BMW Italia Alessandro Senatore. Sicuramente voglio parlarvi delle persone che vengono a lavorare con noi. Per noi questo è stato semplice: preparare strutture, organizzazione, mettere a disposizione capitali, impianti, sviluppare quanto c'era da sviluppare. Però una cosa, in tutto questo percorso io ho avuto a che fare con delle persone che erano in cassa integrazione e che o avevano delle difficoltà che, vi devo dire, provenivano da precedenti esperienze e che nel loro cuore però avevano l'attività, il brand BMW talmente inchiodato al cuore che per me è stato un insegnamento. Gente che del sacrificio e dell'appartenenza ne ha fatto poi una forma per riuscire a conseguire una prospettiva. Gente che si è battuta, che ha lavorato, che ha voluto proporsi, che è riuscita a proporsi, che in questa fase ci sta assistendo molto. Noi siamo una specie di legione straniera, lo siamo qui, lo siamo altrove. Due terzi dei nostri organici sono di Ragusa, un terzo di Caltanissetta e qualcosina abbiamo in giro sparso per altre province. Quindi abbiamo chiuso, è lì, quota più, quota meno. Una grande sfida per BMW. BMW nella sua storia, la grande forza del marchio BMW è sempre stato quella di saper pensare, progettare, produrre e commercializzare prodotti di successo. BMW nella sua storia è stata in grado di inventare nuovi segmenti, un esempio su tutti X6, Sport Activity Coupé, che ancora è inimitabile. Questa volta BMW lancia una nuova sfida, non lancia un nuovo segmento ma entra in un nuovo segmento, si gioca la partita in un segmento presidiato che al momento non era ancora presidiato e che per il mercato italiano rappresenta una fetta importantissima della potenziale clientela. La clientela negli ultimi anni, la crisi, un po' di preoccupazioni maggiore, tende a fare degli acquisti un po' più razionali, tende a privilegiare alcune caratteristiche nell'acquisto, quali sono la versatilità, gli spazi, tende a privilegiare anche la dinamica costo, e con questa vettura noi crediamo, mantenendo inalterato il DNA proprio della BMW, di avere la vettura giusta per una fascia ampissima di potenziale clientela. Ci tengo a dire che questa vettura invito tutti a provarla perché mantiene inalterate quelle che sono le caratteristiche proprie del DNA BMW, il piacere di guida, la sportività, il feeling di guida proprio di una BMW, anche con una trazione anteriore, ma quest'auto, l'importanza di quest'auto non è la trazione anteriore, questo cliente, il potenziale cliente che noi andiamo a incontrare è un cliente che non è focalizzato sulla trazione dell'auto, è focalizzato su altri elementi che la devono distinguere, quali la versatilità, quali gli spazi. Questa vettura ha una capacità di carico straordinaria, ha un'adattabilità e una modulabilità straordinarie e oltre a questo una guida alta, la compattezza della vettura e con alcune linee di stile di design che si ritrovano solo nelle BMW. Il diesel l'ha fatta padrona nel mercato italiano. E introduciamo un nuovo motore, un 3 cilindri diesel che mantiene delle performance molto 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 buone, va provata, e a questo aggiunge un'efficienza nei consumi e nelle emissioni che pongono questa vettura immediatamente al top nella categoria di appartenenza. Due belline, siamo in perfetto. Noi abbiamo, come dire, la nostra presenza sul mercato dell'auto è una presenza ormai che risale agli anni 60, quindi siamo stati fino adesso presenti esclusivamente nel mass market. Abbiamo deciso 2 anni fa di valutare altri mercati e abbiamo avviato questo progetto che oggi culmina con la presentazione della sede e l'avvio dell'attività.
invece la serie 2, la nuova Active Tourer che presentiamo, presentazione nazionale 27 e 28 settembre, e poi qui abbiamo in anteprima la nuova F45 che è la Mini 5 porte. Il mercato ormai è da anni che continua a scivolare, ma riteniamo che abbia raggiunto il suo culmine e quindi non, da questo momento in poi ci aspettiamo che le cadute laddove ci siano non siano più dell'entità degli anni precedenti. Per cui siamo fiduciosi che si riesca ancora a poter operare in questo mercato. Molto del progetto che abbiamo varato, che è quello di affacciarci al mondo premium, è legato alla parte assistenziale. Lì noi riteniamo molte delle nostre aspettative sono indicate nella parte assistenziale.